Sicilia Trasporti Marittimi, la Caronte Tourist, accoglie Basalt, un fondo internazionale specializzato in energie e trasporti. In proposito si è svolto un incontro con il presidente della regione Nello Musumeci per definire i dettagli dell'accordo che consentirebbe un riammodernamento della flotta. La società messinese ha 27 navi e registra oltre 5 milioni di passeggeri l'anno, con un fatturato di circa 250 milioni di euro. E Musumeci nel frattempo rilancia la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. 6 mesi fa il gruppo Caronte ha firmato un accordo di programma con l'ANAS e con il CAS, in modo da scambiarci online in maniera diretta i flussi di traffico provenienti lato nord dall'ANAS, lato sud dal CAS. Noi restituiamo i dati del traghettamento, e questo per favorire una fluidificazione dei flussi, e quindi possiamo dare un po' il contributo nel favorire l'attraversamento dello stretto da parte dei nostri clienti comuni di ANAS, di CAS e di Stretto di Messina del gruppo Caronte. Il governo della regione siciliana è per il ponte sullo stretto di Messina, non è un capriccio, è una esigenza infrastrutturale essenziale per completare la rete che dal cuore dell'Europa deve arrivare fino a Palermo. E speriamo che il governo nazionale possa quantomeno assumere una decisione definitiva, chiara, netta, invece che balbettare su questo tema. E al tempo stesso stiamo lavorando per rendere più competitiva la rete infrastrutturale dell'isola.